C'è il sorriso dei milanesi che passeggiano nella metropoli, tornata pulsante col ritorno della zona arancione. Un volto diverso da quello anemico dei precedenti giorni da bollino rosso, o meglio, zona rossa. L'effetto arancione si misura nell'aumento del passeggio, ma anche nella serenità ritrovata dai negozianti tornati dietro al bancone. Il sole tiepido e il cielo azzurro, quasi un assaggio di primavera, hanno fornito la cornice ideale per inaugurare la riapertura degli esercizi commerciali penalizzati dalle chiusure nei giorni scorsi, a partire dall'abbigliamento. I clienti hanno risposto alla chiamata, in tanti, sin dal mattino, si sono riversati sui marciapiedi, soprattutto nelle più note street shopping, approfittando dei ribassi per fare caccia all'acquisto. Ma la rabbia per quello che è di incredibile successo rimane. Il pasticcio della fascia rossa, in cui è precipitata la Lombardia dal 17 al 23 gennaio per un errore di sopravvalutazione dell'indice di diffusione del contagio, le è costato un bel po', letteralmente. Non solo per i commercianti, l'amaro in bocca ce l'hanno anche i passanti che in questo litigio politico tra Regione Lombardia e Governo hanno perso un po' la pazienza e adesso sperano già nella zona gialla. Visto che quando si chiude calano i contagi, forse meglio. Ma è Fontana che va cambiato. Ecco, appunto. Quando impara a mettere la mascherina poi può parlare. Ieri e oggi Milano si è svegliata più popolata, ovviamente siamo in zona arancione, ci si può muovere con più libertà. Cosa ne pensate? Come vedete questa Milano più popolata? È meglio, è peggio? Secondo voi com'è? È meglio, con il coronavirus che c'è è meglio stare con meno gente, diciamo, in centro. Comunque, sperando che vada via tutto subito. C'è voglia di tornare alla normalità? Ha voglia. Ha voglia che no. Ci sta venendo la depressione per questa storia qui, infatti. Poi noi anziani, diciamo, ne risentiamo ancora di più forse dei giovani. Anche se noi non ce la meritavamo, la zona rossa è sempre un metodo per evitare più contagi, secondo me. Però adesso, soprattutto io faccio il barista, quindi preferirei la zona gialla per lavorare. Io non lavoro da gennaio, che non mi tengono nemmeno per stare lì dietro il bancone senza nessuno. Quindi si spera mo la zona gialla, che se rispettiamo tutte le regole passa come cosa. Se poi non le rispettiamo andremo sempre peggio.